Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia Racing. In questo video vi mostreremo la nuova Orbea segreta di Juan Lobato. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale GCN Italia Racing. Questa è la nuova Orbea versione aero del brand spagnolo che sponsorizza il team Euskaltel-Euskadi e che abbiamo visto in gruppo sin dalle prime tappe della Vuelta a Spagna. Questa bici non è ancora stata presentata ufficialmente. La cosa che si nota subito è che i profili dei tubi sono molto ampi, da questo si capisce che si è puntato molto sull'aerodinamica e la rigidità. Il design ricorda la Orbea Ordu, e cioè la bici da crono lanciata lo scorso anno, che ha una pronunciata profilatura del tubo sterzo che si estende tra tubo orizzontale e obliquo. Ovviamente anche il tubo obliquo è decisamente massiccio. Come ogni bici aero che si rispetti, troviamo la completa integrazione dei cavi anteriori. Colorazione del telaio molto originale e stravagante che la rende particolarmente visibile in gruppo. Osservandola con attenzione si può notare la scritta hashtag Lioa, che pensiamo possa essere il nome di questo modello. Si leggono anche alcuni numeri, ma non ci è dato sapere per ora che cosa significhino. Se invece proviamo a guardarla con occhiali rossi 3D, la bici appare senza le strisce arancioni. Questa Orbea è montata con cambio elettronico Shimano Durace D2, la guarnitura FSA con misuratore di potenza Powerbox integrato. Corone anteriori per tappe veloci 54-42, pacco pignoni 11-28. Le pedivelle sono da 172,5 e i pedali Shimano PD R9100. Nella parte bassa del telaio troviamo il connettore del cambio elettronico. Arriviamo adesso alle ruote, che sono Vision Metron da 55 mm di profilo, dove sono montati tubolari Vittorio Corsa da 25 mm. I freni sono a disco Shimano Durace, il rotore anteriore da 160 mm e quello posteriore da 140. Passiamo alla zona guida, attacco manubrio OC da 120 mm, manubrio OC Aero da 40 cm di larghezza. Il reggisella è Orbea, mentre la sella è Prologo Scratch M5, portaborracce borracce Elite. Ed eccoci infine alle misure. Lobato è alto 1,73 e pedala con un'altezza sella di 72,3 cm. Distanza punta sella centro manubrio 56 cm. Dislivello sella manubrio 10 cm. La taglia del telaio è 51. Concludiamo con il peso, 7 kg e 790 grammi. Questa era la nuova Orbea di Juan Lobato. Vi piace questa bici? Se avete apprezzato questo video, ricordate di mettere like, commentare e non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!